mostra d'oltremare che inizia a cambiare anche la sua funzione di struttura, diventa più innovativa. Abbiamo nominato la parola hub, inclusione, quindi non esclusione, non eventi a pezzi, autonomi, singoli. Tutto ciò, che rivoluzione è, che cosa porterà non solo alla struttura ma anche alla cittadinanza? Allora, cambiare secondo me significa evolvere, no? Quindi non buttare via le cose vecchie, tenere le cose buone, però adeguarle, diciamo, ai tempi. E soprattutto la funzione che dobbiamo svolgere per una città come questa, che ha bisogno di evoluzione, ha bisogno di confrontarsi con una dimensione e con un'importanza da capitale, no? Quindi deve ragionare in grande. Per cui Mostra non sta includendo professionalità, sta includendo energie giovani, sta includendo modi nuovi di comunicare e di realizzare, unendoli con le cose più consolidate e creando contaminazione. Da una parte c'è esperienza, da un'altra parte c'è freschezza, energia nuova e anche linguaggi nuovi, perché il mondo è in grande cambiamento. Da questo punto di vista dobbiamo unire il mondo business e il mondo turistico, perché ormai queste separazioni sono anacronistiche e impensabili. Per altro verso dobbiamo utilizzare la struttura 365 giorni all'anno, se fosse possibile 24 ore al giorno, perché questo è bene per Mostra ed è bene per la città, è bene per la campagna, è bene per il Mezzogiorno. 3 giorni di bicicletta, ma chiuso il sipario sul Napoli Bike Festival, al dentro della Mostra, chi ama la bicicletta potrà continuare a usufruire degli spazi? Mostra d'Oltremare è diventata un simbolo di area verde, come è giusto che sia, come fu anche concepita già nel 40 e poi nel 50 con la ricostruzione. È un'area verde, un'area per correre, per passeggiare, un'area per pedalare. Bike Festival è un progetto importantissimo, perché la bicicletta è un linguaggio nuovo ed è un linguaggio che noi teniamo per 3 giorni l'anno, con un evento che deve crescere e crescerà sicuramente ulteriormente nei prossimi anni. Questa manifestazione sarà già bellissima e ancora più bella di quella dell'anno scorso, ma le biciclette sono in Mostra 365 giorni l'anno e già si vedono tutti i giorni. E oltre ad uno spazio per l'ambiente, per chi ama la mobilità su 2 ruote e la bicicletta, si parla anche di enogastronomia, se abbiamo parlato di Gambero Rosso. Noi parliamo della gastronomia innanzitutto perché già oggi abbiamo un ottimo ristorante, uno splendido bar che, a parte la qualità architettonica, ha una qualità enogastronomica assolutamente invidiabile, in una suggestione importante. Abbiamo una pizzeria deliziosa dove si mangia un buonissimo fritto e una buonissima pizza al forno. A brevissimo avremo Gambero Rosso, che aprirà una scuola di cucina. Avremo altre gastronomie e a novembre lanceremo una iniziativa sul tema food and beverage, per conquistare anche su quel fronte un salone importante che poi possa prosperare ulteriormente e crescere ulteriormente nel 2015 con l'occasione di Expo.